Quattordicesima della ripresa, Bilardi per Del Neri, pallonetto, colpo di testa all'indietro di Olivieri e gol vincente per l'Udinese sul Pescara. Il big match della giornata di Serie B ha visto una nuova impresa della matricola terribile, al termine di 90 minuti giocati non sempre con lucidità ma con estrema determinazione e grinta dalle due squadre. Ottima impressione ha destato il Pescara nonostante la sconfitta. Angelillo ha indovinato lo schieramento e spesso ha messo in difficoltà la retroguardia friulana. Vedrete una traversa piena di rossinelli e un gol annullato a Cinquetti. Udinese comunque sempre all'altezza, ora dovrà affrontare il recupero di sabato col Monza e ha la teorica possibilità di portarsi al comando della classifica. Assieme al Pescara ha perso la propria imbattibilità anche il Monza, sconfitto dal Genoa nuovo corso di Puricelli, mentre il Cagliari ha confermato la sua regolarità e il primato in classifica pareggiando a Ferrara. Sempre più autorevolmente si propone come protagonista la Pistoiese, che ha liquidato in modo perentorio il Rimini. Vittorie sofferte per il Palermo sul Foggia e per il Bari sul Brescia, mentre la Ternana ha colto un punto d'oro a Lecce, così come il Taranto a Cesena. Hanno vinto sia la Nocerina con la Samp, la prima sconfitta dopo l'arrivo di Giorgis, sia la San Benedettese col Varese. Ciò rende appassionante la zona bassa della classifica. Ancora una volta il fattore campo è stato determinante, solo 3 punti hanno conquistato le squadre in trasferta, pareggi del Cagliari, della Ternana e del Taranto, contro i 17 andati alle squadre di casa. Ecco appunto l'azione che vi avevo preannunciato, sul tocco di Ferrari, Cinquetti va in gol, ma il gol è annullato per offside.